Dopo un primo assaggio dell'aggiornamento 1.2.0 per quanto riguarda Florindo, la giornata della natura, i cespugli e le siepi, in questo video andremo a vedere come espandere il museo e quindi come incontrare anche per la prima volta Volpolo. Bentornati miei ombre su Animal Crossing New Horizons. Allora, vi lascio qua sopra nelle schede il link al video di questa mattina, se ve lo siete perso recuperatelo perché è interessante, si parla sempre dell'aggiornamento che c'è stato oggi. Adesso procediamo con la seconda parte, ovvero controlliamo e guardiamo insieme come si espande il museo. Per prima cosa dovrete avere ovviamente aggiornato il gioco all'ultima versione. Se non l'avete ancora fatto, fatelo subito, perché altrimenti tutta questa parte qui non sarà attuabile. Questo sono io del futuro, ma è un'interruzione necessaria perché l'ho scoperto dopo. Allora, prima di poter avviare il dialogo che state per vedere, dovete aver necessariamente donato almeno 60 oggetti, animali, insetti o fossili complessivi al museo. Senza quelli il dialogo non partirà, quindi mi raccomando. Dunque, parliamo con Blatero. Chi è? Solita cosa. Per tutti i gufi, scusami, ciao, Shadow. Il più cordiale benvenuto al Museo di Atlantide. No, Shadow, avevo in mente di comunicarti le ultime meravigliose notizie. Grazie al tuo duro lavoro, all'aiuto dei residenti di Atlantide e al loro sconfinato cuore, il museo potrà esporre d'ora in avanti un maggior numero di esemplari. A tal proposito, sto considerando la possibilità di aprire una galleria per esporre delle opere d'arte. Dunque, se dovessi entrare in possesso di una di esse, sarebbe fantastico se me la mostrassi. Ok, te la mostreremo. A questo punto Blatero ci ha sbloccato il personaggio Volpolo, nel senso che da domani sarà possibile incontrarlo sulla nostra isola. Allora, il personaggio Volpolo verrà casualmente, come è già avvenuto per Florindo e per tutti gli altri personaggi che casualmente possiamo incontrare all'interno della nostra isola, anche Volpolo non fa eccezione, quindi ogni tanto lo potremo ritrovare attraccato a una spiaggetta con la sua barca, ma la prima volta che lo dobbiamo incontrare non apparirà nella sua nave, ma vicino alla piazza principale. Da questo momento lo abbiamo sbloccato e per parlarci per la prima volta dobbiamo necessariamente aspettare il giorno seguente. Infatti oggi 23, se voi parlate con Blatero e vi dice appunto di portargli un'opera d'arte, significa che da domani noi incontreremo Volpolo, esattamente qua vicino alla piazza. Ora ragazzi, va da sé che per portare a termine questa guida, per farvi vedere tutto completo, io devo ricorrere necessariamente al time travel. Per cui adesso manderò avanti di un giorno il gioco. Eccoci qua, il giorno seguente. Salve a tutti, qui ad Atlantide sono le 13.25 di venerdì 24 aprile e ora passiamo agli annunci di oggi. Ultimamente si sono moltiplicati gli avvistamenti di un personaggio sospetto sulle isole della zona. Pare che questo visitatore si sia messo a vendere opere d'arte di provenienza ignota. L'individuo non sembra essere pericoloso, ma vi invito comunque alla prudenza. E con questo torno al mio lavoro, ciao ciao. Ok, ecco qua ragazzi il nostro Volpolo, come vi dicevo. Dopo aver parlato con Blatero, il giorno seguente apparirà in piazza. Parliamoci. Ma guarda chi c'è, sei di queste parti? Piacere, mi chiamo Volpolo e sono un commerciante. Tu invece sei Shadow? Che gran bel nome. Trasuda forza e intelligenza. So che diventeremo amici, anzi di più, parenti. È un vero piacere conoscerti, Shadow. Spero di non sembrarti invadente, cugino, ma tu hai l'aria di sapere parecchio di arte. Non ti stupire, io ho occhio per queste cose. E che tu ci creda o no, il mio istinto mi ha suggerito di venire qui con un quadro abbagliante. Lo so, è una coincidenza pazzesca, eh? Quasi un segno del destino. Ok, sono pronto a venderlo a te e solo a te, perché sei parte della famiglia, a un prezzo speciale. Che ne dici di 498.000 stelline? È un vero affare, non credi? Direi di no. Andiamo, non troverai un prezzo migliore di questo da nessun'altra parte. Ah, ma parlavamo di destino, no? Il che mi ricorda che tu sei come un cugino per me. Ok, facciamo così. Ti farò il mio specialissimo e super brevettato sconto cugini. Per sole 4.980 stelline potrai diventare l'orgoglioso proprietario di un quadro abbagliante. Ci siamo. Ottima decisione.
Non te ne pentirai, fidati. Ora, se permetti, mi prendo quelle sonanti stelline. Prego, grazie. Non sapevo che un fine conoscitore d'arte come te non si sarebbe fatto sfuggire questa occasione, cugino. Confido che ci sarà una prossima volta. Sei uno di famiglia, del resto. Ok, abbiamo fatto il nostro primo acquisto da Volpolo. Vediamo un po'. Panca da... No, la panca magari no. Quadro abbagliante. Dovete sapere che Volpolo vi può vendere sia dei quadri falsi che dei quadri autentici. E come si fa a capire se Volpolo ci sta vendendo un quadro autentico piuttosto che uno falso? Semplicemente dovremo confrontare il quadro originale, intendo in real, con la copia che ci vende Volpolo. Non so, potrebbe avere aggiunto un particolare che nella realtà non c'è. Mentre invece quello originale è, diciamo, identico a quello in real. Ma adesso andiamo a donare il nostro pezzo al museo. Il primo acquisto che fate da Volpolo e che ho fatto io poco fa è garantito 100% autentico. Quindi richiamoci al museo. Per tutti i wifi, scusami, ok? Ho un'opera d'arte. Dici sul serio, che tipo di opera d'arte vuoi mostrarmi? Ho tutte le penne in subbuglio. Beccati sto quadro. Cosa? Ma è un quadro abbagliante. Sì, e si tratta dell'originale. Non ho dubbi a riguardo, ed è persino più sublime di quanto pensassi. Dunque, se tu donassi questo quadro abbagliante, ecco insomma la tua generosità ci darebbe la possibilità di aggiungere una mostra al nostro amato museo. Che ne dici? Posso assegnare a quest'opera d'arte una nuova casa? Certamente. Urrà, una notizia dir poco splendida, non riuscirò mai a ringraziarti abbastanza. È con mio sommo piacere che posso dire di essere ora nelle condizioni di ampliare il museo. C'è così tanto da fare, devo subito avviare i lavori di ristrutturazione. Lascialo, a te vanno i miei più sentiti ringraziamenti. Prego. Allora, la nuova zona del museo apparirà qua. In effetti già dall'inizio pensavo a una qualche espansione del museo, perché queste scale qua mi sembravano un pochettino sospette, cioè fare delle scale così a caso, senza un motivo, poteva essere per l'abbellimento, però erano un pochettino sospette, devo dire. Allora, a questo punto, cosa dobbiamo fare? Aspettare, molto semplicemente. Ora io, sempre per un discorso di tempo, devo, per la seconda volta, mandare avanti l'orologio a dopodomani. Questo per velocizzare tutto il processo e farvi vedere il museo completato. Quindi ci rivediamo tra un secondo. Ed eccoci qua, siamo al 25 e Fuffi ha un annuncio da darci. Chi l'avrebbe mai detto? Qui ad Atlantide abbiamo ricevuto il via libera per ampliare il nostro museo. Ecco perché oggi rimarrà chiuso per lavori di ristrutturazione, ma l'attesa verrà ampiamente ripagata, vedrete. Porgo le mie più sentite scuse ai nostri stimati frequentatori del museo. Lo spazio espositivo sarà di nuovo accessibile nella sua interezza a partire da domani. È Blatter che mi ha chiesto di farvi avere questo messaggio. Spero di aver fatto trasparire tutto il suo entusiasmo. Per il momento è tutto, vi auguro una giornata fuffissima. Ok ragazzi, alto time travel. Sì, in effetti credevo che fossero già partiti i lavori di ristrutturazione, ma ancora no. Partono oggi e quindi ci serve necessariamente un altro time travel. Si va al 26. 26 aprile, vediamo gli annunci di oggi. Si inaugura oggi la nuova galleria d'arte all'interno del museo. È un posto fuffissimo, con tanto spazio per dipinti, sculture e altro. Blatero, l'intrepido curatore del museo, accetta donazioni artistiche tutti i giorni, a qualsiasi ora. Ma se volete fare una donazione, tenete presente che ci sono delle opere d'arte false in circolazione. Come sempre, affidatevi al vostro sesto senso, ma non troppo. E naturalmente ci saranno dei festeggiamenti per celebrare le grandi novità. Se volete e avete il tempo di partecipare, parlate con Tom Nook al centro servizi. Per oggi è tutto, buon divertimento. Ciao. Ok, allora, a questo punto siamo al 26, abbiamo sbloccato anche il nuovo museo. Fantastico. Ed ecco qua il nuovo museo in tutto il suo splendore. È cambiato tra le altre cose anche esteticamente, infatti adesso ha queste decorazioni rosse e il tetto azzurro, che se non sbaglio non era così prima, giusto? Ok, entriamo e diamo un'occhiata alla nuova galleria d'arte. Comunque ragazzi, spettacolo. Questo aggiornamento veramente spettacolare. Parliamo con Blatero, vediamo se ci c'è qualcosa di nuovo. Che sorpresa, Shadow, sono onorato di annunciare che la galleria d'arte è completa. Sono state proprio le tue donazioni a rendere possibile questo sogno, una. Te ne sarò eternamente grato. L'entrata della galleria è al piano superiore, proprio alla fine della rampa di scale. Dai pure un'occhiata per tutto il tempo che vuoi. Ciao. Ovviamente adesso non ci sarà nulla. Che figo. Il museo è troppo bello, ragazzi. Troppo bello.
Non vedo l'ora di avere anche qua tutte le opere, le sculture soprattutto mi interessano. Poi il fatto che sono delle opere d'arte vere, cioè che esistono nella realtà, rende il tutto davvero molto 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 interessante. Ecco qua il mio quadro. Quadro abbagliante, 24 aprile 2020, Shell, donazione di Shell. La valorosa Temeraire. Temeraire, spero si dica così. Joseph Mallord William Turner. Oddio, William Turner, quello di Pirati dei Caraibi. 1839, Olio su tela. Questa famosa opera di Turner, uno dei maestri della luce, raffigura una nave da guerra inglese. La nave, facente parte della flotta comandata dall'ammiraglio Nelson, viene trainata per essere smantellata. Bellissimo, ragazzi. Anche educativo, in parte, perché comunque sono tutte cose vere. Guardate quante opere d'arte ci sono. Fantastico. Mamma mia. Bellissimo anche questo pavimento. Mi piacerebbe per casa. Ed ecco qua, ragazzi, l'espansione del museo. Io la trovo veramente stupenda. Comunque, abbiamo visto che siamo partiti dal 23 di aprile, ovvero oggi, e siamo arrivati al 26, quindi domenica. Se fate le cose per bene, senza time travel, ci impiegherete 3 giorni e quindi appunto domenica avrete il museo finito e ampliato. Allora, a questo punto i più attenti di voi avranno notato che sia il 24 che il 26, quando ho usato il time travel, è apparsa una nuova icona. Già si poteva vedere dalla minimappa, anche se non avevo aperto la mappa grande. In ogni caso, eccola là su in cima, tra l'A e il 6. Nel mio caso, attenzione, questo significa che da voi potrebbe apparire da un'altra parte, anche perché dipende dall'isola che avete scelto all'inizio. Comunque apparirà in quella piccola spiaggettina privata. Dunque, già a partire dal 26 io potevo farvi vedere la barca, solo che mi sono sbagliato. Invece di farvela vedere, volevo prima tornare all'orario di oggi, quello vero, ma non ho pensato al fatto che la barca sarebbe sparita. E quindi ho dovuto mandare avanti un altro po' di giorni fino al 28. E questo vi fa capire che la barca non è in postazione fissa, non sarà sempre attraccata alla spiaggetta, ma apparirà casualmente come già avviene per gli altri abitanti, per gli altri visitatori, tipo Chuchat e Beatrice e da stamani anche Florindo. Comunque, casualmente, ecco qua, ci appare la barchetta, che è la barchetta di Volpolo. E questo cosa ci serve? Per ovviamente comprare delle nuove opere d'arte, quindi che siano sculture o dipinti. E tutte le volte che appare, logicamente avrà delle opere d'arte diverse. Comunque, la prima volta che verrete qui, quindi potete già averlo fatto questo procedimento sia il 24 che il 26, vi dice: questa barca ha un'aria sospetta, sarà meglio non salire a bordo senza permesso. Credo che il 24 ancora non potevate fare nulla perché io ci ho parlato più di una volta con Volpolo e non mi ha sbloccato comunque la nave, anche se era già presente sulla mappa, ma il 26 potevate farlo. Allora, la nave è chiusa. Cosa dobbiamo fare per aprirla? Dobbiamo cercare Volpolo, che può essere da qualsiasi parte all'interno dell'isola. E quindi via, mi metto alla ricerca. Eccolo qua, ragazzi, il nostro amico Volpolo. A differenza della prima volta che è apparso in piazza, le volte successive potrà apparire ovunque sull'isola. In realtà non sono sicurissimo che neanche la prima volta appaia per forza nella piazza. Tutti i riscontri che ho avuto io online sembra che nella prima apparizione sia sempre qui in piazza, ma potrebbe essere diverso. In ogni caso, poi potrà apparire ovunque sull'isola. Parliamoci. Ah, che piacere rivedere quel tuo splendido faccino da queste parti. Come va, Shadow? Hai fatto molto bene ad acquistare quell'opera d'arte l'altra volta. Non puoi immaginare quanta gente fosse interessata a quel capolavoro. Voglio essere franco con te. Sto cominciando ad avere un debole per Atlantide. Avete messo su un bel posticino qui e avete tutti una notevole passione per l'arte. Allora, ad Atlantide c'è una grande richiesta d'arte e io ho molto da offrire. Però non posso vendere a chiunque le opere che ho acquistato con tanta fatica. Bisogna che sia qualcuno di fiducia, qualcuno che sento vicino, come se fosse un parente. E poiché io e te siamo praticamente cugini, e so che di arte te ne intendi come pochi, voglio che questo qualcuno sia tu. Ho opere d'arte e mobili. In più hai sempre a disposizione il mio sconto cugini. Vuoi dare un'occhiata? Certo. Sapevo di poter contare su di te, hai fatto la scelta giusta.
Ho una barca ancorata sulla costa nord e ho quasi finito di sistemare tutte le perdite. È una lunga storia. Comunque, vieni a dare un'occhiata alla mia merce, non te ne pentirai. A questo punto, la barca è aperta. Ok, ragazzi, a questo punto andiamo sulla sua barchetta. Credo che già dalle prossime volte non ci sarà più bisogno di interagire con lui all'interno dell'isola. Perché una volta che ci abbiamo parlato e ci ha dato la sua fiducia, credo che appena riapparirà la barca ci possiamo entrare direttamente senza rifare il procedimento, ovvero riparlare, cercarlo nell'isola e riparlare con lui. Ma potrebbe non essere così, ragazzi, questa è la prima volta che lo faccio. A intuito dovrebbe essere così. Comunque adesso la barca è ovviamente aperta. Ed ecco qua le opere d'arte. Ah, Shadow, sono proprio contento di vederti. Bene, andiamo al sodo. Ah, il mare di tesori di Volpol si vende solo il meglio del meglio, come opere d'arte uniche e mobili rari. Come potrai immaginare, non posso separarmi da oggetti così esclusivi come se niente fosse. Ecco perché devo limitare i tuoi acquisti a una sola opera d'arte al giorno. È una seccatura, lo so, ma spero che il mio sconto così ti farà tornare il sorriso. E non è finita, ti lascerò anche comprare tutti i mobili che desideri, senza tante storie. Dai pure un'occhiata in giro con tutta calma. Abbiamo capolavori degli artisti più affermati. Nonché mobili di pregio per dare un tocco di raffinatezza alla tua stanza principale. In caso di dubbi non hai che da rivolgerti a me. Ah, fighissimo, non sapevo che vendesse anche mobili. Davvero impossibile rinunciare alla panca da pianoforte. Per forza, cioè il pianoforte in casa. Sì. A questo punto, ragazzi, potendo scegliere solamente un'opera d'arte, come ci ha detto Volpolo, dobbiamo assolutamente cercare di comprare quella autentica. Per cui cercherò di verificare quale di tutte queste è quella vera e poi tenterò di comprarla, però potrei sbagliare. In ogni caso proviamo. Allora, ho dato un'occhiata online e ci sono già dei siti internet che vi dicono quali opere d'arte sono vere e quali false. Adesso questa, la Mona Lisa, si capiva abbastanza bene che era un quadro falso, infatti ve la faccio vedere un attimo. Se voi interagite con l'opera d'arte vi permette anche di guardarla meglio, quindi con una visuale più ingrandita. Vedete che l'espressione della faccia non è la sua? Questa è falsa. Chiaramente io non conoscerò mai e poi mai tutte le sculture e i quadri, per questo darò un'occhiata su internet eventualmente prima di comprarle. Questa mi risulta essere un'opera autentica, però non ne sono 100% sicuro perché delle statue ancora su internet si trova poco. Questo quadro qua non lo so, ma so che questo qui è un quadro vero. Quindi direi che comprerò questo. Adesso lo visualizzo meglio, ma dovrebbe essere proprio questo. Esatto. Quello falso, in questo caso, avrà delle sopracciglia aggrottate in un modo diverso, non così ma tipo così, una roba simile. E quindi questo mi sento di dire con certezza che è un quadro vero, per cui direi che posso comprarlo. Non mi piace per niente, avrei preferito la statua, ma ripeto, non sono così sicuro che quella statua lì sia vera, quindi per non rischiare ho preso il quadro. Intanto andiamo qua perché abbiamo completato, credo, qualcosa relativo ai quadri o alle opere d'arte, non lo so. Esatto. Ok. A questo punto, per verificare al 100% che la nostra opera d'arte sia vera, dobbiamo portarla a Blatero. Perché nel caso fosse un'opera d'arte autentica, sarà sicuramente accettata per il museo. Diversamente, no. Però, non so se avete letto velocemente il dialogo che c'era qua sotto, io non ve l'ho letto. Lui ha detto che l'opera d'arte ce la spedisce, per cui dobbiamo aspettare domani. Io adesso non farò un ulteriore time travel solamente per vedere se quella è vera o no, perché tanto non lo ritengo così importante, anche perché sono sicuro al 99,9% che è vera. In ogni caso lo vedrete poi nell'episodio di domani, eventualmente. Quindi ragazzi, qua abbiamo finito, abbiamo visto tutto, ampliamento museo e la barchetta di Volpolo. Spero che il video vi sia piaciuto, mi ha richiesto un impegno abbastanza notevole perché c'erano ancora delle informazioni parziali, quindi l'ho fatto un po' in diverse parti della giornata, un po' spezzettate, diciamo. Comunque, un'ultima cosa, se avete altri personaggi all'interno della vostra isola, per esempio se giocate con un account familiare, magari ci sono più persone che giocano nella stessa Nintendo Switch, e quindi anche avete
per esempio due case principali o tre case a seconda dei personaggi che avete utilizzato, che utilizzate, ogni personaggio può comprare un'opera d'arte all'interno della barca. Quindi questo cosa lascia presagire? Che la maggior parte delle persone creeranno tanti personaggi in modo da poter comprare tutte le opere d'arte all'interno della barca, e invece che prenderne una ogni volta che Volpolo apparirà sulla nostra isola, ne possiamo prendere magari due, magari tre, magari quattro. E adesso non so quanto sia la percentuale di pezzi d'arte veri piuttosto che quelli falsi. Per esempio, secondo me già oggi ne avevamo due. Potrebbero apparirne tre, potrebbe apparirne uno, non lo so. Però se ne appaiono anche solo due e avete più personaggi, potete prenderne due anziché uno. E questo ovviamente velocizza tutto il processo per riempire il museo. Ok ragazzi, per questo video è tutto, spero vi sia piaciuto, come sempre. Spolliciate, commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina. Tutti i link utili tra cui i miei social li trovate qua sotto nella descrizione. E noi, come sempre, ci rivediamo al prossimo video. Ciao!